Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qua con un nuovo episodio di Warhammer Total War 2 per affrontare questa complicatissima battaglia che in tanti mi avete fatto notare non vale manco la pena di giocare in prima persona perché l'equilibrio di forza depone molto a nostro favore. Per cui partiamo con una risoluzione automatica dello scontro. Ecco, trova decisiva. Abbiamo perso 0. No, 24, scusate. Porca miseria. Abbiamo massacrati. Bene. Allora, alla luce di ciò che mi avete detto, io direi di occupare. Così prendiamo possesso. Tra l'altro chiedo anticipatamente scusa eventualmente per la voce, ma come alcuni di voi già sanno è una settimana che sto male, la voce è quella che è. Per cui, allora, conquista con l'insediamento di questa fazione Clan Septic l'abbiamo fatto, per cui ci hanno premiato con 1000 monete d'oro e 8 pergamene di Ecarti. Bene. Allora, I shall enjoy prying their twitching dead hands away from the treasures they steal from me. Allora, i torturatori dicono che i ratti attaccano coraggiosamente i druchi sulle loro terre per tenerli occupati mentre cercano i manufatti che gli servono. Godrò nel forzare le loro zampe morte, contratte che trattengono i tesori a me sottratte. Attacchiamo ora. Bene, allora intanto abbiamo preso pure altri 2007 pergamene per aver mantenuto il controllo di alcune province. Bene. E basta, no? Abbiamo una quantità spropositata di soldi. Qua l'ordine pubblico continua a essere abbastanza drammatico e non so. Intanto investiamo un po' dove si può investire. Poi a questo punto io direi, allora, mi avete detto che reclutare eroi in maniera molto frenetica ha poco senso. Hai il controllo della provincia, mio signore. Chiunque volesse rivendicare queste terre è stato eliminato. Ora che il tuo dominio è incontestato, potresti considerare l'emanazione di un decreto che scuota la popolazione e la metta al tuo servizio. No, però scusate, hai il controllo della provincia, non è vero? Perché, scusate, la provincia di Nagaroth comprende anche Kaelra, che è questa, appunto, che abbiamo provincia di che cosa? Quale editto? Si può far niente? Mi perculano. Bene, allora A tal proposito, noi qua non possiamo far niente. Il possibile costruire le prime potenziali dell'edificio principale. Non possiamo. Hai bisogno di surplus di popolazione. Bene. Allora, io adesso Devo. Allora, qui c'è un meno 9. Noi potremmo andare a prenderci questa parte qua, volendo. Intanto Coren Banir, mi sa che è il caso di farlo tornare a casa, che da solo non la vedo molto fattibile. Allora, scambia unità. Ma no, in realtà no. Non credo ci sia grande bisogno di fare ciò. Allora, qui invece abbiamo l'ordine pubblico a meno 56. Bene. Presenza militare 11. Conquista, corruzione, tasse. Ma io come abbasso le tasse? Cosa fondamentale. Niente, devo liberarmi di questo schifo qua. Allora, l'unica è mandarci Malekith. L'unica è mandarci Malekith, il Cavaliere Oscuri. Ecco. Aspettiamo che facciano quello che devono fare. Poi riti. Attualmente di riti abbiamo velocità di declino degli schiavi, feriti catturati dopo la battaglia, condotto oscuro, introiti del bottino. Questo potremmo farlo all'inizio del prossimo turno, volendo, prima di lanciarci nel vivo. Tecnologia, faide proficue.
questo l'avevamo già fatto, no? E appunto. Che altro dobbiamo fare? Ah, ecco! Malekith può imparare una nuova abilità. La nuova abilità di Malekith potrebbe essere mantello del drago, armatura più 5. Ecco, che mi pare. Così vediamo che Malekith ci resti in battaglia. Per il resto, tecnologia come abbiamo fatto, rito abbiamo fatto. Diplomazia. Ma se io cercassi di... Allora, la situazione è questa. Noi abbiamo Bile Summon che è qua. E dunque, qua teoricamente è vuoto, ma ci saranno sicuramente gli Skaven, per cui è inutile che io prenda di mira. E niente, devo prendere sto punto su. L'obiettivo di oggi è prendere questo punto. Se io provassi a fare... Allora. No, non posso fare nulla. Clan Septic. Impossibile negoziare. No! Allora, i Mung sono qua. Proviamo a proporgli qualcosa. A via diplomazia. Diseased dogs, present yourselves so I may put you out of your misery. Allora. Patto di non aggressione. Vediamo che dicono. Va bene, successo moderata. Never. Allora proviamo. Partecipa alla guerra contro. Ecco. Io non posso metterci un po' di soldi? Questo. Clan Septic. Le mie richieste e la mia offerta è alleanza militare. E ci metto pure 1000. Offri pagamento. Ci abbiamo 14.000. Ecco. Alleanza militare, partecipa alla guerra. Questi sono barbari, per cui teoricamente potrebbero anche essere stuzzicati all'idea, no? No, vabbè, allora morirete tutti. Morirete tra atroci sofferenze e io starò lì a godermela. Allora... No, a un certo punto uno ci prova una volta, due, tre, alla quarta, poi mi girano pure a me e morirete male. Allora, prendiamo un po' di cavalleria, lancia del terrore, ok. Così mando Koren di qua e Malekith di là. Intanto i nostri alleati di Clar Carond partecipa alla guerra contro chi? Contro... Ma io non c'ho tempo adesso. C'ho da fa. Non posso. A parte che alleanza militare. Ma diciamogli di sì, tanto... Ma quando posso, passo, eh. Allora, intanto qua... Quest'unione non mi è piaciuta, però. Per niente proprio. Vabbè. They must not interrupt my plans. The scrolls we have found so far are not yet sufficient for Felicion to begin the ritual. More must be found. Allora, è chiaro che gli Skaven attueranno delle stregonerie per sfruttare il vortice indebolito. Non devono intralciare i miei piani, le pergamene che abbiamo trovato non sono sufficienti per cominciare il rituale di Felsion. Ne servono altre. Vabbè. Inizia il turno con almeno 350 pergamene di Ecarti. Capirai. Le città nemiche principali saranno fortificate, signore. Per la conquista di cittadine del genere serviranno lunghi assedi. Allora, un esercito può assediare un insediamento nemico per molti turni. Le forze di difesa di un insediamento assediato devono uscire allo scoperto oppure cercare aiuto dall'esterno se vogliono evitare la fame e la sconfitta. Va bene. Andiamo a fargli male. Tratto acquisito, ordine pubblico più uno. Oh, vedi che... Allora. Devo aspettare un attimo.
Tanto qua continuano. Ancora! C'ho da fare! Niente, va bene. Sì, sì. Coordinamento militare? Ah, ok. Vabbè, tanto la guerra contro quello vale anche se io vado ad attaccarlo dall'altra parte, no? Non è che devo andare per forza... Ecco, se loro uscissero allo scoperto... Allora, trattato di pace. Ah, le loro offerte. 300... Beh, ma se io accetto... Rendo... Cioè, nel senso, litigo con i miei? Mi sa di sì. Trattato di pace. Tu stai... Da questa parte qua. Ma a me non me ne frega niente. Cioè, nel senso, controfferta. Controfferta. Partecipa alla guerra contro Clan Septic. Proviamo. Noi cercare nemici migliori. Hanno aumentato i pagamenti a 1200. Controfferta. Aggiungi offerta. Partecipa alla guerra contro Clan Septic. Levo i pagamenti e lascio la guerra. Dai. 1800. Le offerte aumentano. T'ho detto di no. Devi partecipare alla guerra. Io ti convincerò. Prima o poi. Niente, vabbè. Allora che te morirai. Che te devo dire? Le tue competenze belliche vanno rafforzate creando un nuovo esercito. Nomina un altro comando e avrai un secondo fronte con cui attaccare il nemico. Allora, l'abbiamo già fatto. Regolo da un lord. Ma l'abbiamo già fatto. Ne abbiamo 8000 di lord. Perché un altro? Ve lo faccio dopo, Allora, modalità non posso cambiarla. Andiamo qua a fargli del male. Allora, intanto devo fare un'altra tecnologia. Rifornimento continuo di schiavi. Cresce da più 15 tutte le province. Facciamo crescita, va. Che secondo me è la cosa migliore. Poi ce la faremo ad attaccare questi scaven e a estirparli da tutto il territorio? Che è la cosa fondamentalissima a questo punto. Devo assolutamente agire. E questi si stanno leggermente accollando. Ancora! T'ho detto di no! T'ho detto di no! Partecipa alla guerra contro il Clan Septic. Lo vuoi fare? È questo l'accordo, se no... Niente, allora... Non mi cerca più. Questo posto è ricco di risorse naturali, mio signore. Conquistalo e questi tesori saranno tuoi. Magari. Dunque, imboscata sventata... Predige la severità, tratto acquisito, Nelosi. Oh, che è lei, giusto? Sì, sta funzionando, grandissima. Allora, ti diamo una cavalleria in più perché ti sei comportata bene. E un schegge nere. Ok. Tanto soldi non ci mancano. Quanto c'entra? 2500 considerando tutto. Ah no, considerando tutto 3200. Beh, allora, si diceva. Gli andiamo a fare tanto male? No! È scappato in maniera così ridicola? Vabbè, anche qua direi che andiamo sulla risoluzione automatica, perché sembra abbastanza inutile. Persi due. Allora, ma io uccido tutti. Poniamo fine a sta buffonata.
Allora, bacchetta della copertura. Quando viene piantata in terra questa bacchetta di ossidiana placa i venti arcani per un breve momento e permette al mago di lanciare con facilità uno dei suoi potenti incantesimi. Bene. Nemico ucciso in battaglia. Festit il dominatore, non sarà più un problema. Allora. Andiamo? Andiamo. Non ci posso andare, maledizione. Vabbè. Punti abilità non assegnati. Che gli diamo? Che gli diamo? Che gli diamo? Capacità di movimento più 10. Sì, decisamente sì. Andiamo su quelle base. Poi per il resto, Nelosi, io la lascerei lì a placare un po' gli animi. Meno 55. Quindi sta calando il disordine pubblico. Ringraziamo il cielo. Di qua invece, sempre 55. Si può fare qualcosa? Potremmo quartiere dell'artigianato. Sì. Oh, allora, qua potremmo costruire. Io avevo delle missioni basate sulla costruzione, capirai. Allora, dunque, questo a Naggarond. Dimora dell'incantatrice Ara di Cain. Allora, vabbè, qua Ara di Cain 4000 è possibile costruire. Dobbiamo potenziare l'edificio principale. Quindi dobbiamo arrivare a un 3. Serve un surplus di popolazione. Per cui questo qua lo lascerei anche vuoto. Per il momento. Richiedi schiavi aggiuntivi, ricevi schiavi. No, per adesso è a posto, allora. Procediamo. Se riuscisse a conquistare quella provincia, saremmo destinati a grandi cose poi. Cosa? Tariffe. Dunque, Naggarond vogliono. Non capisco bene a che pro, però siccome offrono 180 loro va bene. Sono sempre soldi. Ah, un altro elfo oscuro chiede la nostra pace. Va bene. Tanto poi annetteremo tutti. Peraltro, domandone importante: quando è che posso annettere altre congregazioni di elfi oscuri? Una volta. E come capisco se lo posso fare o no? Razzi alle terre del nemico potente signore, invia i tuoi guerrieri a massacrare la popolazione e a bruciarne i villaggi. Il nemico deve temerti. Andiamo a farlo. Allora. Modalità incursione. Sì. Andiamo a fan casino. Allora, qui la situazione è abbastanza particolare. Perché noi abbiamo una barca di unità. Loro ne hanno un po' di meno. Diciamo che anche qui l'equilibrio forza è abbastanza. Se io circondassi per evitare perdite, vediamo che succede. Non me la sento ancora molto calda per andare lì a fare il delirio. Quindi dovranno uscire o farsi sostenere. Mentre di qua io vorrei avere un esercito che possa provare un assalto lì. Allora. Ecco, così abbiamo anche un esercito normale. Io non mi sento ancora particolarmente convinto delle mie possibilità per quanto riguarda le fasi di combattimento. Sono sempre un po' timoroso perché siccome la gestione dei combattimenti non è proprio in linea con gli strategici classici, ma è una cosa un po' più complicatina, nel senso che sembra avere delle sfumature un po' insolite per quello che è il classico RTS. Non so, se avete delle dritte al riguardo, io sono sempre ben accetto. Io voglio. Oh, devi partecipare al coso, se no ti ci mando. Niente. Declina. Addio. Se io trovo qualcuno che combatte per me, ci Sembra che sto. uno dei tuoi sottoposti mostri una devozione discutibile alla tua causa. Valuta l'idea di risolvere il problema in un modo o nell'altro. La slealtà non deve assolutamente diffondersi.
No, scusate, chi è che avrebbe devozione discutibile alla causa? Non, la lealtà è un... Allora, vabbè, lui non può avere alcun tipo di indicatore a riguardo. Allora. 8. 8 su 10. E non mi pare limitata. Vabbè, lui è Malekith, per cui no. Ma chi è che ci avrebbe la devozione discutibile? 9 su 10 è quasi il massimo. Quest'altro c'ha 8 su 10, alla faccia del discutibile. C'è qualcosa che non mi quadra, sinceramente. Non mi è chiaro, non mi è chiaro minimamente. Ci sono ogni tanto delle cose che escono fuori e non si capisce particolarmente bene quale sia il punto. Vabbè, intanto l'ordine pubblico sta addirittura migliorando, non ci si crede. E non hai spostato il Lord. E il Lord mi è sempre qua. Io non so cosa fare. Dite che conviene attaccare. A questo punto la metto in mano a voi la scelta. Vogliamo attaccare o vogliamo risolvere in maniera automatica, o vogliamo continuare l'assedio circondando e aspettando che escano loro? Fatemelo sapere nei commenti e vedrò cosa fare, anche perché, appunto, ripeto, io sarei tentato di attaccare, ma ho talmente paura di giocarmela male che ho il terrore che possa andare a quel paese tutto il piano particolarmente strategico, particolarmente attento, che ho pianificato con estrema calma in questo episodio di oggi. Per cui fatemi sapere voi cosa ne pensate, se avete dritta per quanto riguarda gli assalti, perché, ecco, magari mi spiego un attimo. Sto provando delle battaglie in un'altra campagna che sto portando avanti a telecamere spente e faccio sempre un sacco di fatica, anche quando i combattimenti sono abbastanza a mio favore sull'equilibrio di forza iniziale. Non capisco bene perché le unità tendono a non fare quello che io vorrei che facessero. Nei momenti in cui vengo attaccato sembra che tutto vada nel panico, per cui nessuno risponde più a niente. È quello che un po' mi destabilizza e mi porta a temere, come la morte, l'eventuale combattimento, anche se la situazione sembra deporre a mio favore. Per cui, detto ciò, adesso sapete come stanno le cose. Fatemi sapere che cosa dovrei fare e se avete consigli a riguardo per imparare un po' a gestire meglio le fasi di combattimento. Detto ciò, ragazzi, niente, io vi ringrazio come sempre per avermi seguito e vi do appuntamento alla prossima. Ciao, ragazzi.